Ok. Bye. Cioè, sei un cazzo di giocatore con i coglioni. Non potevo dire parolacce, mi hanno detto, scusa. Senti, Tommy, hai tanti tatuaggi? Se Ho tanti tatuaggi. vuoi togliere la meta per farceli vedere. Senese, classe 86, e grazie al suo talento per il basket e alle mie Insta story, ha avvicinato migliaia di ragazzine allo sport. Oggi con noi Tommaso Marino, Ciao mio Tommy. omonimo. Come stai, Tommy? Molto bene, grazie Tutto a te. bene? Sei Benissimo. pronto? Assolutamente no. Iniziamo subito parlando di basket, così poi ce lo togliamo dalle palle. Tu hai esordito a Siena, poi hai un po' cambiato città, dopodiché sei finito dove? A Ravenna. Rifacciamola. No, anzi, questa non la teniamo esattamente. Giusto per capire proprio il basket qui, proprio come l'ho invitato per il. A Ravenna. Cos'è per te il basket e che sacrifici hai dovuto affrontare per poi arrivare al livello che sei? Allora, chiaramente sembrerà banale dirlo, ma il basket è stata da quando ho 4 anni che gioco, quindi da 4 anni? quando ho 4 anni, quindi ne ho 33, sono 29 anni che 29. cerco di tirare una palla a spicchi dentro un canestro. E cos'è? Da tutta la vita. Sacrifici. Non mi piace la parola sacrificio, perché alla fine un sacrificio è se ti pesa. È controvoglia. Esatto, è controvoglia. Io da quando ho 5-6 anni che volevo solo buttare questa palla nel canestro, giocare a pallacanestro, quindi non è mai stato un sacrificio. Cosa diresti a un te bambino oggi? Fai altro? No, no, Dici? no. No, 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 niente, niente. Ho fatto un sacco di errori, come tutti, però se li hai fatti perché in quel momento lì evidentemente eri quello, no? Certo. Però diciamo che sei arrivato a un livello. Sono contento, sono No, beh, contento. diciamolo. Cioè, sei un giocatore che con. Non potevo dire parolacce, mi hanno detto, scusa. Poi, specialmente l'Italia è un paese abbastanza calciocentrico. Come ci si avvicina quindi al basket, che è una cosa, diciamo, più americana, se vogliamo? Chiaro che nascendo a Siena, Siena era una città dove il basket andava più o meno di pari passo col calcio, quindi è stato Certo. abbastanza facile. Io avevo la famiglia abbastanza appassionata, Di erano basket. di basket, andavano al palazzetto, mi hanno giocato a livelli Tutti e due i tuoi genitori? ovviamente. Sì, ovviamente se chiedi a mio papà lui ti dice che ha giocato in NBA, in realtà non veniva convocato alle partite dei. Però nascendo a Siena avevi un canale un po' agevolato per appassionarti alla pallacanestro. Però diciamo che il sogno del ragazzino medio italiano è quello di fare, no, il calciatore, o adesso, come diciamo nell'ultima intervista che ho fatto, di fare lo youtuber, perché è una questione proprio di soldi facili e veloci. Il Sì. basket, cioè, ci vuole proprio una passione per lo sport, quasi tipo medicina, cioè non so, è una vocazione, mi viene da Sì, dire, perdonami diciamo che il. quando io ho sviluppato la passione per il basket, lo youtuber non esisteva, cioè non esisteva. Quando io a Certo. 12 anni No, ero però già in diciamo che fissa. era per dire che è diciamo, il compromesso, no? Il soldo facile con poco sforzo, è un po' quello che adesso cercano i ragazzini. Lo so, Tu hai diciamo, fatto il non fa tanto contrario, ti parte sei di dato me un questa piccolo così da cosa. quando avevi 4 anni. Sì, da quando avevo 4 no, però arriva un'età, quella dei 14, 15, 16 anni, In cui devi dove devi scegliere. scegliere. O fai Iniziano a quello, piacerti altre cioè, cose o fai oltre alla solo quello pallacanestro. o molli. Più che altro dici, ok, ci provo. E se ci provi vuol dire giocare a un certo livello, quindi sabato sera andare a letto presto con l'allenatore che ti chiama per sentirsi dormi. Parliamo di questa cosa. Allora, tu giochi di domenica. Questo Io gioco di domenica. comporta tutta una serie di sbattimenti infiniti. Uscire? Mai. No, uscire mai. Il tuo weekend tipo? Allora, il venerdì tendenzialmente allenamento la mattina, Mattina vuol dire? 9:30, 11:30. Pranzo e poi allenamento 17-19. Cena, se te sei un atleta responsabile, non Del mangi cipollo. 4 kg di lasagne, magari pasta, bistecca o seitan e Poi poi una non lo so. proteina e un Qualche carboidrato. esatto. Poi arriva il sabato dove ti alleni la mattina. Cioè, il sabato sera ti inizierà a squillare il telefono, cosa fai stasera? No, Allora non noi più, siamo non più. fuori. Ah, no, ormai ce No, l'hanno non più. rinunciato. Ormai è Pochi. family time, Ah. quindi casa, cena, vari film. Allora, io mi sono avvicinato al mondo dello sport, non grazie a te, ma comunque recentemente. Sto anch'io iniziando questa specie di vita di clausura. Poi la mia è. E quindi, cioè. Non ti dico che so cosa vuol dire, però cioè, mi trovo anch'io magari al supermercato davanti al brie e dire non Sì, posso. esatto. Cioè io vivevo di brie prima. No, io il brie no, però ad esempio io ho un problema col gelato e con le caramelle gommose. Io resisto a tutto, però al gelato e alle caramelline, quelle del cinema, io perdo la testa. Quindi ho È da deciso che. quando No, che non mangio una caramellina? la mangio perché ho deciso che un giorno a settimana Cheat è day. il. Ma cheat day Ti estremo. Questo sfondi. lunedì, che era lo scorso lunedì, che era il giorno libero, ho preso un compagno di squadra, ci siamo fatti un gelato. Poi siamo andati a farci una piada. Dopo la piada siamo entrati in un forno a prendere la torta di Ravenna. Poi cinema. Con un cesto così di caramelle.
Quindi il cheat day è il cheat day fatto come si deve. Allora, e il sabato non esci, e il venerdì non esci, e le lasagne no. Aspetta però, ti fermo. No. Io sono in vacanza. Tu vivi un giorno alla settimana. Io sono in vacanza però da metà giugno a metà agosto. La stagione di pallacanestro tendenzialmente, in base a quanto vai avanti, playoff o no, puoi arrivare fino a fine giugno. Ok. Fino a metà agosto, tendenzialmente 16-17 agosto, non ricomincia la preparazione. Okay. Quindi tu sei un uomo libero. E cosa fa un uomo libero? Sempre nell'ordine di non diventare obeso, perché se te diventi 150 kg in quei 2 mesi e mezzo, certo, quando ricominci, poi è un disastro. Però sei libero, sei un uomo libero. Ma senti, raccontami della tua ultima sbronza. Cioè, quando è l'ultima volta che ti sei sbronzato che proprio non ti ricordi niente? Urca, questa è una domanda difficile. Non sono un bevitore, non mi piace bere. Quindi ho questo vantaggio. Sono una persona veramente noiosa. Però mi ricordo di una volta, 4-5 anni fa, che quello è stato il giorno in cui ho detto basta, perché mi ricordo quanto sono stato male. E da lì però non ho più fatto così schifo. Quindi magari... mi piace bere, mi piace bere la birra d'estate, cioè, mi piace bere il vino a cena. La birra d'estate. Sì, d'estate mi piace bere la birra fresca d'estate. Cioè, e poi mi piace bere il vino a cena. Vodka sempre. Non posso. Lo so. Lo so, no. Infatti tu hai una carriera e io no. Comunque, senti Tommy, hai tanti tatuaggi? Ho tanti tatuaggi. Se vuoi togliere la meta per farceli vedere? No, non si può. Non si può. Parliamo però dei tuoi tatuaggi. Dai. Quanti ne hai? Uno. Uno. Non l'hai fatto tutto in una volta. No, non l'ho fatto tutto in una volta, però ormai non si possono contare. Perché di qua è tutto in attaccato. Cioè, un significato. Tutti hanno un significato, però non è detto che debbano essere per forza una roba profonda. Cioè, l'hamburger è perché mi piacciono gli hamburger, cioè, è molto semplice. Le caramelle, il gelato è perché se mi piace il gelato. Tutto quello che mi piace dovrei girare con le maniche lunghe. Però tra tutti ti sei tatuato un progetto che stai portando avanti, che è Slams Dunk. E ce l'hai tatuato qui. Qui, bravo. Allora, questo progetto è nato con uno dei miei più cari amici ormai 9 anni fa. Mm-hmm. Ed è partito da un viaggio che io e lui abbiamo fatto in Kenya. Mm-hmm. Sto cercando di tirarla corta perché non la voglio. Vabbè Gilda, guarda, prendila perché io non ti sopporto più. In pratica noi abbiamo fatto un viaggio in Kenya. Per Kenya intendo Nairobi, Baraccopoli, ghetto, vero? Nelle slums. Nelle slums, esatto. Da questo viaggio io e lui abbiamo pensato che avremmo potuto costruire un progetto legato alla pallacanestro, un progetto di cooperazione, di aiuto nei confronti di persone e bambini che nascono e crescono dentro le baraccopoli. E oggi, dopo 8 anni, siamo diventati un onlus, ci siamo circondati di un team di persone che ci aiutano. In sostanza, oggi abbiamo 3 scuole basket, 2 in Kenya e 1 in Zambia. Quindi oggi noi diamo lavoro a degli allenatori professionisti che abbiamo formato, facciamo giocare 500 bambini a pallacanestro e soprattutto la cosa più importante, che è l'obiettivo del progetto, è quello che noi cerchiamo di creare un'opportunità e un'educazione attraverso lo sport. Cioè un bambino che non riceve un'educazione magari a casa o a scuola la riceve facendo sport e soprattutto per meriti sportivi noi riusciamo a fargli avere a questi ragazzi delle borse di studio e oggi più di 40 bambini studiano in Kenya fuori dalle slam. 2 ragazzi sono negli Stati Uniti, 1 ragazzo è venuto in Italia l'anno scorso, l'estate scorsa, e vive, gioca, studia in Italia. Il nostro obiettivo è quello di creare un'opportunità grazie allo sport. Senti, rimaniamo comunque sullo sport, perché prima di fare sport è bene fare stretching, no? Mi sembrava un po' banale fare dello stretching qua, però tu ti alleni oggi? Io oggi no, libero. No, vabbè, però farai stretching lo stesso perché stiamo per giocare... a Twister. Molto bene. Allora, Twister è pronto? Sei pronto? No. Per chi non sapesse le regole del gioco, a turno gireremo questa cosa, la quale... vabbè, le sappiamo comunque le regole. Se non le sapete, googlatele. Vado? Vai. Piede destro blu. Posso star così? Vai. Io invece dovrò mettere... figurati se potevano stare subito per terra. La mano sinistra gialla. Mano destra rosso. Ok, quindi io mi metto comodo così. Io. Ok. Prendiamo bene. Piede destro giallo. Olè. Faccio male il polso. Piede destro. Mi sa che mezzo. È verde. Verde. No, vai. Beh, mi sento molto a mio agio comunque stare in questa posizione. Vabbè, io ho mano sinistra blu. Quindi siamo perfetti. Guarda io come sono, guarda. Aspetta, tu come sei. Aspetta, io piede destro. Ma non posso.
Blu di nuovo. Oh! Mano destra verde. Piede sinistro verde, figurati. Grazie Carlotta per avermela gufata, ti ho sentito. Comunque. Next. Ah! Mano destra perfetto. Gialla. Perfetto. Ma vai. Piede destro. Aia. Adesso è dura. Giallo. Adesso è dura. E come faccio? Hai perso. No. Non ce la fai. No, 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 no. Possiamo dire che ho vinto? No. Possiamo dirlo? No. No. Vai. Ci sei. Piede destro. Blu. Blu. Dio che caldo col dolce vita sto gioco. Mano. Sinistra. Sinistra rossa. Rossa. Aspetta. Ok. Dai, così. Così non è male. Mano. Piede sinistro blu. Come diavolo lo metto il piede sinistro blu? Diavoli tuoi. Sì, vabbè. Vai. Piede sinistro. Vai a fanco. Oru. Sinistro rosso? Io. No, oh, è perfetto. Ma come? Ok. Vai. Mano destra verde. Tac. Ma ce l'abbiamo. Giramelo per me, ti prego. Non ho più mani. Grazie. L'hai finito? No, ne ho una, ma... Ecco, non ce l'ho più. Mano sinistra giallo. Mano sinistra rosso. Ecco, ora sono... Dai. Piede destro blu. Io ho fatto tutta questa rapuntata di c***o, cioè... Piede sinistro giallo. Eh sì. Non ce la faccio. Non mi dire che... Hai perso? No. Oddio, mano destra giallo, anche la destra. Ma come faccio? Guarda come sto. Pareia. Pareggio? Vai, sì. L'ultimo. Mano destra rosso. E ho perso. Hai perso? Ce la metto laggiù. Ho vinto, raga! Oddio. Sono sudato. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata di Tommy Talks. Vi amo. Bravi tutti.